Noi ci siamo posti l'obiettivo di far partecipare tantissime persone alle assemblee congressuali, perché c'è bisogno di una grande partecipazione e abbiamo raggiunto questo obiettivo, nel senso che rispetto al precedente congresso noi abbiamo raddoppiato la partecipazione dei nostri iscritti alle assemblee e le assemblee sono state tantissime, oltre 7.000 e la partecipazione oltre 600.000. È la prima volta nella storia dello SPI che così tanti pensionati e pensionate partecipano al dibattito congressuale. Per quanto riguarda l'insieme della CGIL e anche lo SPI, naturalmente, la nostra idea, è un'idea che sosteniamo da tempo, è quello di riconfermare il modello di sindacato che ha la CGIL, unico, inedito in tutta Europa e non solo, cioè quello basato sulla confederalità. Lo SPI è per sua natura una categoria confederale e lo SPI fa della confederalità il suo tratto più importante. Ed è per queste ragioni che i temi più importanti che sono stati al centro del confronto e del dibattito nelle assemblee, questa della confederalità, si legano strettamente alla nostra proposta di aumentare in termini numerici ma anche di qualità la negoziazione territoriale e sociale, che per noi è assolutamente fondamentale. Perché trattasi dei diritti di cittadinanza, perché trattasi di intervenire sul welfare locale affinché tutte le persone che vivono in un territorio, in particolare gli anziani, abbiano un welfare sociale basato sulla giustizia sociale. Oltre a questo abbiamo discusso molto di una piattaforma unitaria inviata al governo, un governo che non ci ha mai ricevuto, per aprire un tavolo affinché le pensioni siano rivalutate e non solo difese, che venga estesa la 14ª e che finalmente si dia una risposta alla legge sulla non autosufficienza. Questi sono i temi centrali dello SPI, ma lo SPI pone al centro anche la necessità di occupare il territorio, di avere sempre più leghe in ogni territorio, perché noi vogliamo essere presenti in ogni quartiere, in ogni paese, in tutte le città, proprio per diffondere la contrattazione territoriale e sociale e per essere più vicine ai bisogni che le persone hanno. Quindi non solo presidiare il territorio, uso proprio la parola occupare, perché di questo abbiamo bisogno.